saluto subito il presidente della commissione finanze al Senato, che è un economista, quindi stamane può aiutarci anche a mettere un po' d'ordine questa folla di notizie. Presidente, professor Bagnai, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. Perché stamane uno, anche leggendo i giornali, ha la testa un po' confusa, perché le aperture sono le più diverse. Lei le avrà viste, intendo le aperture dei quotidiani. Alcune sono sull'allarme del Fondo Monetario Internazionale, c'è un rischio Italia per l'economia globale, molte sono sul rapporto Italia-Francia, ma insomma con lei è l'economia che ci interessa, cioè il Fondo Monetario che ripete o ribadisce la preoccupazione per la crescita italiana della Banca d'Italia, alla quale, come sappiamo, il governo ha già replicato con durezza. Ma insomma, la sua valutazione ci interessa anche come economista, professore. Io di questo la ringrazio, anche se bisogna affrontare un po' il nocciolo del problema, prima o poi lo faremo, magari non oggi, cioè il fatto che queste agenzie internazionali, il Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE, sono in realtà degli organismi di indirizzo politico privi di responsabilità politica, cioè sono delle persone che vengono a dirci che cosa dobbiamo fare, spesso in contrasto con il mandato politico che abbiamo ricevuto dai nostri elettori, e questo sarebbe auspicabile e benvenuto se a questi indirizzi politici poi corrispondessero dei successi politici, cioè se noi potessimo ritenere che queste persone abbiano sempre ragione. In realtà abbiamo una serie di esempi, l'ultimo, il più flagrante, è quello della Grecia, dove si vede che gli indirizzi politici di queste persone sono sbagliati e generano disastri, e questo non lo dice Bagnai o Salvini, che sono notoriamente dei populisti beceri e cattivi, ma dicono le stesse inchieste interne del Fondo Monetario Internazionale. Quindi secondo me la vera notizia, l'unica notizia di ieri, è che la signora Lagarde sia ancora alla testa di questa istituzione dopo il fallimento colossale delle politiche nella gestione della crisi europea. Però venendo sul pezzo, intanto trovo che sia un bene che ci siano diverse voci nei titoli, perché questo significa che si sta ristabilendo un po' il pluralismo dell'informazione, che è una cosa benvenuta. Noto un fatto però, che qui in Italia noi continuiamo ad essere un pochino provincialisti nell'informazione, cioè ci concentriamo solo su quello che viene detto dell'Italia, quando vengono dette cose anche molto più gravi e preoccupanti per noi di altri paesi europei. Per esempio, quasi nessuno ha citato il fatto che in realtà la revisione più grande al ribasso della crescita è prevista dal Fondo Monetario per la Germania. Sì, no, il Foglio stamane lo fa, professore, il presidente. E gliene rendiamo atto, siamo contenti che il Foglio citi questo dato, perché è un dato molto significativo. Mentre per l'Italia si prevede una revisione di 0,4% in meno di crescita, per la Germania 0,6% in meno, e tutti si stupiscono, tranne alcuni, fra i quali me, perché c'è un problema ovvio. La maggiore fonte di squilibri per l'economia globale, ha perfettamente ragione il ministro Tria, non è l'Italia ma la Germania. Perché? Perché con il suo enorme surplus commerciale, cioè con il fatto di avere articolato la sua crescita, la crescita di un paese già grande, sulla domanda del resto del mondo, di fatto si espone ai rischi di una recessione globale. Non è vero quello che dice la signora Lagarde, purtroppo una recessione globale è alle porte, lo sappiamo, ed è la conseguenza del modo in cui la precedente recessione è stata gestita, con politiche monetarie sconsiderate che hanno aumentato il rischio finanziario mettendo in giro tanta moneta. Posso fare solo due obiezioni? No, volevo fare due obiezioni, come credo sia il mio dovere. Bontà sua, come si dice, presidente. Aspetti, due obiezioni che in realtà. No, semplicemente, e credo sia mio dovere di giornalista muovere le obiezioni rispetto alle ricostruzioni di tutti gli ospiti. La Germania non ha risposto alle sue obiezioni, però ha sostenuto in primis Angela Merkel. Noi però non siamo, poi qui mi correggerà ovviamente, se crede, e non siamo in recessione tecnica. Lei diceva le agenzie internazionali. No, aspetti. Noi italiani sì, nell'ultima parte. Poi ovviamente mi corregga lei. Noi non siamo in recessione tecnica, perché non mi risulta che il nostro PIL stia diminuendo da due trimestri. La Germania non è in recessione tecnica, ma lo sarà da aprile, perché quasi certamente in Germania anche in questo mese il PIL, in questo trimestre, mi perdoni, nel trimestre in corso, cioè nell'inverno, il PIL diminuirà. Quindi queste sono parole della signora Merkel, sì, che dice le sue ultime parole da politica, naturalmente, e poi per il resto le auguro lunga vita. Verrà spazzata via, e perché? Perché la politica di espansione delle esportazioni tedesche,
che è una fonte di squilibrio dell'economia globale, che ci mette in urto con gli Stati Uniti, che è un fattore non trascurabile di quella guerra dei dazi che il Fondo Monetario indica come vero motore del rallentamento globale, insieme alla dissennata gestione, questo lo aggiungo io, della politica monetaria durante la crisi. Questa politica di espansione è stata realizzata in Germania in un modo molto semplice, che ci salda poi il rapporto OCSE, sì, con politiche di sostanziale riduzione dei salari attraverso tutta una serie di meccanismi di precarizzazione del lavoro. Allora, qui ci saldiamo al discorso Oxfam. Come fa Oxfam a stupirsi che la disuguaglianza aumenti in un mondo in cui ci viene raccontato che dobbiamo esportare a costo di tagliare i salari? Siccome i salari, purtroppo, no, come è ben noto a tutti gli ascoltatori, sono il reddito della maggioranza delle, sì, persone, un mondo che si articola su questa visione mercantilista, sul fare i sacrifici, a fare i sacrifici a chi è più povero affinché le imprese possano esportare, non può che produrre questi risultati, è un mondo che, sì, porta un aumento del risultato. Presidente, davvero l'ultimo tema, lei diceva le agenzie internazionali che politicamente poi non rispondono delle loro previsioni spesso sbagliate, aggiungo però stamane o ieri le parole del governatore della Banca d'Italia, Visco, a difendere le previsioni a ribasso anch'esse del suo istituto: noi non prevediamo niente, noi non abbiamo la sfera di cristallo, abbiamo una distribuzione possibile di probabilità soggettive e in questa distribuzione i rischi verso il basso per il nostro paese sono superiori rispetto a quelli verso l'alto. A dire, attenzioni, dobbiamo essere preoccupati. Voi siete preoccupati, Presidente? Guardi che queste parole del governatore Visco sono tecnicamente corrette, ci sono rischi verso il basso, però per esempio se lei va a vedere quello che dice il Fondo Monetario, cioè se uno si, sì, prende il tempo di leggerlo, si vede che questi rischi verso il basso sono determinati dal quadro macroeconomico globale, cioè in altre parole se la crescita l'anno prossimo sarà inferiore a quella prevista nel documento X o nel documento Y emesso l'anno scorso, noi dovremmo andare a vedere per l'Italia, noi dovremmo però metterla nel contesto di quello che sta per succedere in una Europa in cui finalmente la Banca Italia e tutti gli altri si sono accorti, erano accorti anche prima, ma ora diciamo lo dicono, che Germania rallenta e Francia rallenta, è normale che anche l'Italia rallenti, quindi io non starei a far polemica su questo. Tra l'altro voglio anche notare che c'è un modo di fare informazione, no? Queste agenzie, l'Italia e la Brexit sono, sì, la maggiore fonte di rischio, titolavano ieri, sì, diciamo, dei giornalisti visibilmente amici di questo governo. Non è che si deve essere amici, ma si deve essere corretti, perché se uno va a leggere il rapporto dice alcune cose. Primo, comincia citando la Germania e non l'Italia, quindi se vogliamo dire qual è il primo fattore di rischio, purtroppo è la Germania. E guardi che io non sono contento di questo, io no, non ma è certo, che l'economia tedesca, esatto, andasse anche bene, perché la nostra è strettamente correlata, certo. Poi la Brexit, un giornale addirittura dice la Brexit causerà un calo del PIL del 5%, come se attribuisse queste parole al Fondo Monetario Internazionale. Che non le ha mai pronunciate. Che non le ha mai pronunciate in questo rapporto, è opportuno che gli ascoltatori sappiano che invece la, che mi permette di sì, sì, sola, poi mi congelo così. No, però è interessante quello che sta dicendo, perché è importante sempre riportare il testo poi effettivamente. Allora, c'è una cosa molto interessante, cioè che con la correzione della crescita tedesca, la crescita tedesca passa sotto a quella inglese, cioè va a 1,4, quella inglese resta a 1,5. E il Regno Unito, che è così rischioso, tutte queste incertezze, la Brexit, sì, sì, aiuto, sì, non vede alcuna revisione di crescita. Cioè, rispetto a quindi voglio dire, molto spesso no, diciamo il suo così, invito a leggere bene le parole di un'agenzia come il Fondo Monetario Internazionale, che ieri è stata riportata a suo avviso in modo poco corretto, no? Questo... Senta, glielo dico in un altro modo, cioè noi non possiamo vivere nella dittatura dei titolisti, cioè dobbiamo prenderci purtroppo il tempo di andare oltre il titolo, perché quando uno va oltre il titolo trova un quadro che è certo degno e meritevole di attenzione, sì, ma che è un pochino meno orientato di come il titolo nella sua necessità. Questo è in effetti dovere di noi giornalisti riportare correttamente quello che viene detto, nella fattispecie al Fondo Monetario Internazionale. Era Alberto Bagnai, Presidente Commissione Finanze del Senato.